Sembra che ci siamo in diretta, buon pomeriggio, buona domenica, eccoci qui per un altro appuntamento del Tropea Cipolla Party, l'edizione 2020, dobbiamo fare vigorosamente live per tutte le condizioni ovviamente che si stanno creando in questo Covid-19. Dovevamo essere oggi nella spettacolare Tropea, siamo però in un'altra spettacolare location, nel ristorante Medi Pizzo Calabro, e un grazie all'ambasciatore del gusto, lo chef executive di questa struttura meravigliosa che è Giuseppe Romano. Ciao Ben Giuseppe, arrivati. grazie, grazie davvero. È una fantastica occasione quella di trovarti oggi con il nostro appuntamento insieme a tutti gli amici che nel mondo ci stanno seguendo in questa edizione che ci va a vedere nella piazza con il mare splendido di Tropea alle spalle, con tutto quello che sarebbe stato il movimento di questa seconda edizione dopo la prima strepitosissima dello scorso anno, e adesso invece ci troviamo in questa nuova dimensione. Come ti trovi tu ad esempio con i collegamenti e altro in questo In momento? questo momento diciamo che purtroppo per ovvie situazioni abbiamo dovuto comunque concentrarci sul discorso live, però vabbè, noi che siamo abituati un po' alle telecamere, per noi è un lavoro quotidiano, noi viviamo Ecco, anche di immagini, viviamo comunque esatto. di presentazioni tramite gli schermi televisivi, quindi per noi diciamo non è cambiato tanto, ci manca il pubblico cui noi siamo molto affezionati, Una quindi. di quelle occasioni in cui i social a volte no, dividono, rendono molto singolari il rapporto delle persone. Molte altre volte, come in questo caso, invece uniscono, riescono un po' a Certo. connettere. Noi, ad esempio, siamo in giro con tutto il nostro mondo in questi istanti che ci sta osservando per l'appuntamento del Tropea Cipolla Party, quindi comunque la tecnologia ti aiuta in cucina, ti aiuta anche a fare delivery. Tu hai accettato questa cosa? Allora, sì, siamo partiti anche noi con qualche delivery, però diciamo ci siamo fermati perché la nostra cucina, essendo una cucina gourmet, una cucina un po' rivisitata, sempre utilizzando prodotti del territorio, l'eccellenza del territorio, abbiamo preferito bloccarci proprio per non dare quel tocco in meno rispetto a quello che possiamo servire ai tavoli. Quindi su questo poi ci siamo bloccati un attimino, perché preferiamo comunque aspettare, aspettiamo i nostri clienti per servire le nostre pietanze, perché anche quel tocco finale nella preparazione, nell'impiattamento, noi curiamo qualsiasi piccolo, diciamo, Dettaglio, particolare certo. dettaglio delle nostre preparazioni, quindi per questo ci siamo fermati, però. Oggi siamo in una versione casual, no? Perché ovviamente vogliamo renderci molto vicini anche al pubblico. È un momento anche questo pomeriggio domenicale molto importante che ci richiama nella semplicità delle nostre vesti, in quello che invece è la semplicità, la ricchezza dei prodotti. Vedo qui una distesa incredibile di elementi della nostra terra, perché l'identità, ovviamente, con la sua semplicità, è il punto di forza anche della tua cucina. Sì, noi rispecchiamo praticamente nelle nostre pietanze quello che è il territorio, quindi cerchiamo di dare al 99,9% sempre ed esclusivamente il territorio, perché è fondamentale, perché abbiamo un territorio ricco di prodotti, ricco di eccellenze, sarebbe un suicidio non Assolutamente. valorizzare il nostro territorio. Quindi anche per questo noi rigorosamente cipolla rossa di Tropea, sempre e ovunque. Finocchi di Isola Caporizzuto, tonno del Mediterraneo, esclusivamente tonno Ikejime, quindi parliamo di tonno particolare, tonno di altissimo Molto livello. pregiato, sì. Sì. Poi parliamo di 'nduja, parliamo di bergamotto, parliamo di olio extravergine calabrese, tutto quello che ci dà il territorio, quello noi comunque lavoriamo ed è importante comunque proporlo. Anche in questo momento noi che siamo in una versione casual, perché entrando nelle abitazioni delle persone ci Esattamente, siamo messi a nostro agio come se siamo ospiti delle persone che ci stanno guardando. questa è la filosofia. Giuseppe, tu sei ambasciatore del gusto, quindi questo ti mette anche nella condizione di promuovere la terra di Calabria. Poi tu che sei campano, quindi ovviamente anche la grande tradizione della cucina partenopea, di promuoverla nel mondo, anche con un ruolo, tu hai questo anche ruolo importante che da un anno ricopri come riferimento di Eurotalk. Cos'è Eurotalk? Cosa fa ambasciatore del gusto e cosa puoi fare tu attraverso questi ruoli, diciamo, anche istituzionali? Allora, io sono arrivato in Calabria circa 10 anni fa, dove ho conosciuto mia moglie e sposando mia moglie ho sposato il territorio.
Il mio primo lavoro è stato quello di fare una localizzazione, uno studio sul territorio, no? Quindi studiare il territorio, le materie prime e valorizzarle. Da lì poi è partito il mio impegno sul territorio nel valorizzare la terra e ho preso i miei impegni come gli ambasciatori del gusto, dove io comunque lavoro benissimo, promuovo il territorio, faccio attività per conto di ambasciatori del gusto sul territorio e ci sono anche progetti futuri da mandare avanti con fare formazione per quanto riguarda gli istituti alberghieri. Certo. E poi da un anno e mezzo praticamente io ero presidente per un'altra associazione che ho lasciato di mia volontà per coprire, ero già presidente per quell'altra associazione, ho voluto ricoprire facendo un salto di qualità con Eurotoc, Associazione Europea Importante, Pro, molto di importante, no? altissimo livello, l'unica delle associazioni, l'unica Della Comunità associazione Europea. sì, riconosciuta dal Consiglio Europeo. Parliamo di associazione fondata da Gualtiero Marchesi, dal Peuple Goose, dove loro si sono incontrati in un contesto dove si parlava dei problemi, della problematica della ristorazione. Quindi lì si è formata questa associazione nel cercare di risolvere quelli che sono i problemi della ristorazione, nella promozione dei prodotti, nella promozione del territorio. E lì io comunque ho preso carico di questa cosa come se fosse una cosa che mi appartiene, come la mia pelle. Perché comunque mi fa piacere comunque promuovere il territorio, promuovere diciamo la Calabria e quindi lì è nato uno studio, una ricerca e una promozione. Bene, perché quello che poi tu fai, soprattutto magari in questo periodo avrai avuto anche tempo di elaborare, di studiare, di fare nuove ricerche, perché poi la manipolazione, no, dei prodotti che per alcuni questa parola manipolazione è ovviamente un'accezione negativa, diversa, invece è quello che consente la ricerca, no? La commistione di più elementi, poi vedo derivazioni non solo territoriali, anche di provenienza storica di alcuni prodotti. È vero che la cipolla di Tropea furono i fenici con i greci a riportarla nella nostra terra, poi è diventato uno degli elementi must della Calabria nel mondo, però ecco, è importante poter fare questo continuamente, continua Sì, sperimentazione, no? sperimentazione. Diciamo che la nostra sperimentazione la facciamo tutti i giorni quando siamo attaccati ai fornelli, perché il nostro lavoro, noi di ambasciatori, noi di diciamo non tanto ambasciatori del gusto, ma ambasciatori della buona cucina, anche nella preparazione di un piatto, mentre lo stiamo elaborando, pensiamo a quello che possa essere un piatto modificato. Porto l'esempio banale, una semplice amatriciana, possiamo, cioè, mentre la stiamo studiando, lavorando, pensiamo a uno studio su quello come la possiamo modificare. Questo è dovuto comunque all'amore che noi mettiamo nei piatti, nella cucina, nel lavoro, perché dico sempre che comunque qualsiasi cosa che sia fatto con il cuore, comunque ha dei risultati strepitosi. Assolutamente sì, Quindi condivido. io infatti promuovo anche per esempio un altro prodotto strepitoso calabrese, il riso della Piana di Sibari, che non tutti sanno, tra Fantastico, virgolette, sì. che il riso quando è arrivato in Italia è passato dalla Proprio da lì, Calabria, e ha poi va in avuto, Piemonte, da altre sì, parti, ma ha eccetera. avuto una anche se breve sosta sulla Piana di Sibari, dove Certo. abbiamo le nostre risaie e dove abbiamo questo riso strepitoso. Top di qualità, molto, Sì. molto Quindi importante. dico sempre, anzi, cerco sempre di promuovere il Made in Calabria Di consumare e locale. visto anche la situazione attuale, chiedo comunque a chi come me che ha contatto con questi ingredienti tutti i giorni di dare una mano alle aziende che praticamente dovute a questo problema di pandemia, di dare una mano a loro economica Bravo. lavorando il prodotto Made in Calabria. Bravo, Quindi condivido. facciamo Giustissimo girare appello. l'economia. Giustissimo appello. Poi è importante quando parliamo di buona cucina, e adesso anche per i nostri amici curiosissimi come me di scoprire cosa ci prepari oggi, quando parliamo di buona cucina dobbiamo parlare di una cucina che fa bene, una cucina Certo, che la cucina oltre agli salutare. elementi nutrizionali ecco, sia Sì, salutare. è una cucina salutare fatta con prodotti di ottima qualità, prodotti eccellenze, con un giusto equilibrio di sapori e poi dico sempre che comunque usando la qualità dei prodotti c'è poco da lavorare. Se porto l'esempio, se uso un pescato oggi e lo metto in tavola in giornata, basta solo un filo extravergine calabrese sopra, fatto alla griglia.
il lavoro è fatto, non c'è bisogno di lavorazioni, quindi se noi ci concentriamo sulla materia prima, quindi noi materie prime ne abbiamo tantissime in Calabria, no? Certo. Perché tra una costa e l'altra sono 45 minuti di macchina passando anche dei monti, quindi abbiamo funghi, abbiamo tartufi, abbiamo di tutto e di più, e questa è una cosa che comunque a noi ci facilita anche il lavoro, quindi dobbiamo essere anche noi bravi nella ricerca della materia prima, nello sviluppo di un piatto, pochi ingredienti composti, fatti bene e conditi al giusto. Questo è il nostro lavoro. Complimenti, giusto, bravissimo, condivido. E adesso, visto che abbiamo parlato di prodotti, li vediamo qui in questa spettacolare presentazione che hai fatto, di colori soprattutto, no? Vedo Sì. colori di ogni genere, se ce li presenti e soprattutto ci dici che cosa prepari per i nostri amici. Allora, io mi sono fatto una rivisitazione, visto che siamo in previsione che arrivi l'estate, quindi non vediamo l'ora di poter andare al mare, mangiare qualcosa di fresco, mangiare qualcosa di genuino. Mi sono studiato questo piatto, ho fatto un gazpacho. Non il Bravo. solito gazpacho andalusiano, ho fatto un gazpacho calabrese, quindi una piccola Ecco rivisitazione. che tu fai queste sperimentazioni anche perché hai Sì. girato il mondo, quindi Sì, sai, io. conosci ovviamente gli stati di più continenti addirittura, Sì, no? vabbè, io ho girato il mondo, sono stato alle due Estremità. estremità, sono stato in Giappone, sono stato in America, sono stato in Germania, ho girato tantissimo, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere gente strepitosa, prodotti strepitosi, ho avuto il modo di affinare anche la mia cucina. E questo per me è stato importante perché comunque sono riuscito ad avere con me un bagaglio culturale parlando di enogastronomia Importante, importante. notevole. E per me sono state veramente delle esperienze meravigliose. E ritorniamo al gazpacho. Allora, Quindi. il gazpacho, noi partiamo con una base di pomodoro, quindi abbiamo preso dei pomodori di grappolo, semplici pomodori, li Sì. abbiamo praticamente messi un attimino nell'acqua bollente, dove li abbiamo spellati e li abbiamo privati dei semi, che useremo come base per fare il gazpacho. Logicamente, gazpacho, peperoni, quindi abbiamo dei peperoni rossi che ci aiuteranno sia per la parte un po' agra, sia per la colorazione del gazpacho. Bene. Poi lì abbiamo, logicamente, non può che mancare la regina del nostro evento, che è la cipolla rossa di Tropea. Quindi noi esclusivamente consorzio cipolla rossa di Tropea, quindi parliamo del top della Ebbene, cipolla. promuoviamolo con il Sì, marchio GP, è importante. è importante che quando si va all'acquisto, lo dico per chi non è del settore, quindi parlo di casalinghe, di massai che vanno ad acquistare la cipolla rossa di Tropea, la cipolla rossa di Tropea, oltre diciamo, ad avere un involucro così, cioè una confezione così, deve avere questo qui. Questo qui che ci certifica che sia esclusivamente cipolla rossa di Tropea. Ok? E quindi poi abbiamo pomodoro, peperoni, cipolla e abbiamo fatto una modifica perché la ricetta originale ci porta a mettere cetrioli. Ok? Io ho voluto Esatto. sostituire il cetriolo, ok? Perché a volte i cetrioli possono risultare quell'amarognolo che può dare Anche anche un po' fastidio. L'ho sostituito con i finocchi di Isola Caporizzuto, un altro prodotto d'eccellenza che a breve è in studio a Roma per avere l'IGP, quindi territorio, eccellenza. E il risultato. Queste sono le tre formule principali per la realizzazione di un piatto. E poi, creando questa, diciamo, questo gazpacho, noi metteremo su, faremo delle quenelle di una tartare di tonno. Un tonno mediterraneo, colore strepitoso. tecnica Ikejime, quindi spiego brevemente cos'è la tecnica Sì, Ikejime, sì. che non è altro che la purificazione del sangue al pesce, quindi carne pulita, carne di un sapore strepitoso, lo dice, cioè lo dice, lo si vede anche dal Colore. colore, quindi Colore che dà l'idea sì. della bontà e soprattutto di questa lavorazione che Certo. detrae l'aspetto del sangue Sì. importante. Poi all'interno del gazpacho, per dare quel tocco piccante, perché noi Dove siamo. sei andato a finire? Ma dove sarai andato a finire Sono andato a finire, mai? allora, io quando sono partito con il ristorante dico avevo perché abbiamo fatto un restyling al logo, avevo due simboli particolari, perché era la provenienza mia e la provenienza di mia moglie. Avevo i due simboli del fuoco, delle due regioni, la Campania e della Calabria, quindi peperoncino
e il Vesuvio, quindi due cose. Adesso, essendo più vicino, abbiamo lo Stromboli, no? Quindi esatto. Abbiamo sempre, parliamo sempre di fuoco, e aggiungiamo l'Anduja di Spini. Beh, quindi, dove volevi andare. Sì, quindi gli diamo quel tocco di piccante, che è anche intrigante in questo contesto, e poi, vabbè, gli diamo delle noti croccanti mettendo un po' di ravanello, poi ci sono delle lavorazioni di decorazioni che ci aiuteranno comunque a comporre il piatto, come abbiamo fatto anche una piccola fonduta che andremo a mettere sopra con del pecorino del consorzio, il pecorino crotonese. Quindi sono in questo piatto che tu abbia scelto una vastità di elementi della Calabria. Sì, nel gazpacho useremo dell'olio aromatizzato al bergamotto, quindi provincia di Reggio Calabria. Ho voluto con questo piatto racchiudere la Calabria in tutte le sue province, quindi parliamo di Reggio, parliamo di Vibo per il pescato, del tonno pescato qui all'asta del pesce di Vibo Marina, cipolla rossa di Tropea, pecorino crotonese, Reggio abbiamo parlato di bergamotto, quindi c'è tutto, quindi tutta la Calabria composta in pochi ingredienti per un unico piatto. Perfetto, allora procedimento. Allora con l'ausilio di un cutter, praticamente, allora facciamo la prima lavorazione. Allora aggiungiamo pomodori, quindi i nostri pomodori già precedentemente spellati e privi di semi, poi aggiungiamo peperoni, poi finocchio che l'ho bollito leggermente, ok? L'ho bollito leggermente con un po' di acqua acidula, quindi giusto per renderlo un pochino più morbido, sì, rispetto agli altri ingredienti, e la cipolla, ok? Poi utilizziamo la nostra cipolla, che noi in Calabria siamo abituati a mangiare cipolla sempre e ovunque, quindi sono ingredienti fondamentali per la nostra dieta e per la dieta mediterranea. Antiossidanti, sì. Cioè, tutte le specialità per fare bene anche al corpo. Poi sale e pepe e l'olio. Un filino d'olio, così ci dà anche lucentezza al piatto. E poi aggiungiamo, eccola qui, la nostra Anduja. Siccome che noi siamo persone di fuoco, che ci piace, ne mettiamo un po', abusiamo un pochino. Ok, quindi poi riportiamo il tutto al cutter. In questo caso io volevo aggiungere del limone all'interno, però sinceramente preferisco il bergamotto dal limone. Fantastico. Quindi ho fatto questa variazione live. Bello anche questo modo estemporaneo creativo di rielaborare, no? Quindi portiamo tutto al cutter, lasciamo lavorare il cutter. Allora, arrivato a questo punto, io ho quasi pronto il mio gazpacho. Diciamo che c'è una versione andalusiana, una versione che dove mi dice di aggiungere della mollica di pane. Io questo non l'ho voluto mettere perché per non appesantire un po' il piatto. E aggiungo del basilico per dare un profumo del Mediterraneo, no? Quindi ci avviciniamo sempre ai nostri sapori, ai nostri profumi, alla nostra identità, praticamente. No. Vado, faccio il tutto. Benissimo. E abbiamo il nostro gazpacho. Questo è il risultato del nostro gazpacho, che mettiamo da parte. Arrivato a questo punto, allora ci concentriamo sul tonno. Allora, a questo punto, allora, partiamo con il tonno, facciamo la nostra tartare, dove noi prendiamo la parte di tonno che ha meno, diciamo, filamenti all'interno, quindi a noi serve la parte più forte della carne. Sì. Ok. E aggiungiamo un po' di cipolla. Sempre cipolla rossa di Tropea, che non può mai mancare. Quindi facciamo un piccolo trito che aggiungeremo alla polpa del tonno. E andiamo a tagliare.
quindi Le dosi ci si regola un po'. Sì, diciamo che in linea di massima le dosi fondamentali sono quelle del gazpacho. Il gazpacho andiamo su una media di 4 persone, partiamo da un chilo e mezzo di pomodori, perché poi calcolando, privandoli della buccia, privandoli della polpa interna dove contiene, quindi si restringe un po'. Una cipolla, un mezzo peperone rosso, sale, pepe, basilico e mezzo finocchio all'interno. Poi dipende un attimino dai gusti, diciamo, di chi fa la ricetta. Ed è fondamentale comunque personalizzare sempre un piatto, quindi avere una propria identità. Noi chef possiamo dare dei consigli, però siamo sempre, cioè, speriamo sempre che da parte delle persone che ci ascoltano, che ci vedono, Moderazione. che ci sia comunque una loro identità in ogni piatto, una loro modifica, che fa sempre piacere. Quindi, tritiamo a coltello il nostro tonno con un po' di cipolla, ok? Vedo anche finemente. Sì, anche finemente. Vedete il colore del tonno? C'è un colore strepitoso, guardate. Io ho dei prodotti che utilizzo molto nella mia cucina perché parla di territorio, parla di eccellenza, parla del nostro mare, parla di tutto. Rosso purpureo quasi, Sì, è allora naturale. condisco con un po' di sale, ok? E inizio praticamente, lo metto in una scodellina che poi andrò a lavorare con l'ausilio di due cucciai. Ok. Diciamo che il più è composto Sì, oramai. in grosso modo diciamo che il piatto è Quindi anche quasi abbastanza pronto. semplice, molto facile, Sì, molto facile, velocissimo. un piatto estivo, un piatto dove è piacevole anche mangiarlo nel periodo quando fa molto caldo, con la solita insalata di riso, però un gazpacho fatto con una tartare di tonno che la si può assemblare con tante altre cose, anche con dei gamberi, anche semplicemente con un pane tostato, ed è piacevolissimo. Io a volte ci faccio anche una spuma di ricotta alla menta, do sempre quel tocco di freschezza, quel tocco di sapore, di sapidità all'interno, in modo che rende proprio il piatto completo. Quindi questa è, diciamo, la no mia filosofia di lavoro. Consigli di Ok. tenerlo un po' anche in frigo, qualcosa per Allora, dare un po' di sì. freschezza? Allora, di solito il gazpacho, una volta che è preparato come io ho appena fatto, Sì? andrebbe comunque messo per 40 minuti in frigo, giusto? Perfetto. Quindi 40 minuti in frigo che si riposi, si piglia, praticamente si assemblano i sapori, quindi il gazpacho piglia uniformemente un unico Condensa. sapore e poi di poterlo lavorare. Quindi questa è una base, una salsa fredda che può essere utilizzata per qualsiasi cosa, anche come dicevo prima, l'insalata di riso, volendo con un po' di gazpacho sopra, è ottimo. Quindi, Saporitissimo. arrivato a questo punto, io mi andrei ad assemblare il piatto. Quindi, allora, prendo il mio gazpacho. Ok. Crei questa base su cui appoggi. Quindi, vedete, cerco di Rendere mettere uniformante. uniforme il gazpacho sul piatto. Arrivato a questo punto, allora mi inizio a lavorare il tonno. Quindi, Grazie al cucchiaio gli dai questa forma anche un sì. po' Gli do questa arrotondata. forma arrotondata. Allora, arrivato a questo punto, io prendo la mia tartare di tonno, la inizio a lavorare con l'ausilio di due cucchiai. Quindi inizio a dare una forma, che è anche piacevole e carina da vedere in un piatto. Sì, perché poi uno degli elementi belli dei piatti è quello anche di presentarli in una forma di Sì. decorazione che avvicina già all'idea del gusto, perché poi il bello degli occhi dà l'idea anche del gusto e poi, come abbiamo detto, anche e soprattutto la bontà di ciò che mangiamo, che deve fare anche bene. Quindi tre elementi importanti che la cucina calabrese e italiana poi in generale ovviamente può garantire. E questo lo diciamo perché, insomma, da altre parti cercano di piazzarci qualcosa che ha poco a che fare magari con il gusto e la bontà, la qualità, l'autenticità,
molto più con la chimica, mentre noi abbiamo la possibilità, oltre di vedere questa composizione, quindi creativa, di avere degli elementi molto molto Quindi buoni. abbiamo composto il piatto con il nostro gazpacho, con la nostra tartare di tonno. Sì. Quindi andiamo a dare un effetto di colore, un effetto di sapore con la nostra piccola fonduta di pecorino. Andiamo a decorare il nostro piatto, come dicevo, con qualche ravanello che dà Questo per la sempre croccantezza che dicevi. croccantezza, freschezza. E anche un effetto visivo. Tu che cosa hai preparato Qui abbiamo invece? tagliato sottilmente, abbiamo tagliato la cipolla in modo molto sottile, l'abbiamo messa in acqua e Sì. ghiaccio e poi l'abbiamo passata con un po' di polenta, di farina di Ah, polenta, ecco. sì, e l'abbiamo fritta. Semplicemente, vedete, questo ci darà Ci ha dato questo praticamente colore anche un po' sì, ci dà giallerino. anche la parte croccante praticamente al piatto. Quindi avrà le due note praticamente di croccantezza, di sapore, che è importante. Poi toglieteci tutto, ma non toglieteci il fritto, perché il fritto è quello. Qualsiasi cosa che sia fritto nell'olio e nella cucina è un qualcosa di strepitoso. Purtroppo Condivido. è un peccato per il colesterolo, però a noi piace tantissimo. Poi a questo punto io aggiungerei un po' di timo limonato, che dà quel sapore sempre di agrume, quel sapore di. E poi l'effetto anche visivo del colore. Lo trovo molto mediterraneo, Sì. molto molto pieno di Allora, elementi della nostra arrivato a terra. questo punto, io ho terminato il piatto, però vorrei dare un'altra versione per chi ci sta seguendo, farne un altro piatto con gli stessi ingredienti per far vedere che anche nella composizione di un piatto cambia. Quindi Infatti mi stavo chiedendo quale fosse in questo senso la l'altro piatto. presenza dell'altro piatto e ok, la Sì. Quindi domanda è stata già confermata dalla. prendiamo il nostro tonno, lo lavoriamo. Arrivato a questo punto, I nostri amici che ci stanno seguendo del Tropea Cipolla Party, l'edizione 2020, stanno osservando dal ristorante Me di Pizzo Calabro con lo chef executive Giuseppe Romano, una composizione doppia, una variazione soltanto estetica con gli stessi sì, gli elementi stessi di elementi, gli questo stessi ingredienti, gazpacho sì. di tonno. Anche Questo che poi. per far vedere anche che comunque a volte l'estetica di un piatto cambia totalmente, diciamo, la versione di una ricetta. Quindi, in questo Ti lascio caso, lavorare con un po' sì, più di in questo caso. dimestichezza. Poi faremo vedere nel dettaglio ovviamente la composizione dei due piatti. Quindi croccantezza sempre la nostra cipolla fritta. Immagino dall'altra parte, che lui è a Londra, ci sta seguendo Paolo Pecoraro, il direttore artistico, che secondo me anche se avrà appena pranzato, forse, perché comunque lì si è un'ora indietro rispetto all'Italia, o è lì, secondo me si sta leccando i baffi di questa domenica, proprio perché, insomma, vedere ciò che appartiene alla sua terra, alla sua identità, elaborata in questa maniera così nuova, fresca da parte tua, sono sicuro che come tutti gli altri amici avrà l'acquolina in bocca. Qui vedo anche invece del pomodorino giallo. Sì, del datterino giallo. Datterino giallo che tu utilizzi diversamente dall'altro. Ecco qua. Guardate la stessa ricetta. Due Due colori completamente diversi anche colori di base. diversi, due colori diversi, due presentazioni diverse. Sembrano due piatti diversi, ma fondamentalmente gli ingredienti sono gli stessi, solo che in questa ricetta c'è il datterino giallo, che va nella differenza dell'altro, quindi questi sono i due piatti. Giuseppe, complimenti, grazie Giuseppe Romano per la tua disponibilità, per averci Grazie a avvicinato al voi, mondo con la grazie a tua. tutti, grazie al Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea, grazie a Paolo Pecoraro che mi ha voluto in questo evento, lo ringrazio tantissimo e non vedo l'ora di riaverlo qui in Calabria. E niente, grazie.
Allora, intanto appuntamento al prossimo anno per l'edizione live, ma questa volta dal Dal vivo, vivo, sì, avremo il assolutamente. nostro pubblico, Avremo anche il nostro finalmente. pubblico, come ti auguro di avere immediatamente tutti i tuoi avventori, gli amici fedelissimi che apprezzano la tua cucina in questo ristorante a Pizzo Calabro, ripeto, me, e poi importante anche, grazie anche a questo effetto di promozione, tanti altri amici che devono avere la possibilità di gustare le tue elaborazioni e soprattutto la qualità e il cuore che metti nella tua cucina. Grazie, appuntamento ancora con tutti gli altri incontri con i nostri amici chef a seguire. C'è un lungo programma di questa edizione 2020 del Tropeci con la Parte perché tanti sono gli amici che hanno compreso il momento e che hanno deciso come te di partecipare. Grazie Giuseppe, alla Grazie, prossima. grazie a tutti. Grazie a tutti e ci sentiamo con tutte le altre situazioni che sono in programma del Tropeci con la Parte 2020.